Quindi non tutti i nani possono fare quello che fanno Brock e Sindri, vero? Cioè attraversare i regni e recarsi altrove. Esatto, è un'abilità rara, tramandata da qualche gilda segreta di nani, suppongo. Ma forse è meglio così. Già il fatto che la usino loro due è abbastanza inquietante. Allora quello funziona ancora. Ottimo. Bello, bello. Ah, è bello mica tanto. Pensavo qualcosa di meglio io, eh. Pensavo qualcosa di molto. Io ho visto qualcosa. Cos'è sta cosa? Ferro battuto. Ci sta, ci sta, ci sta. Mimir, quante storie hai raccontato su Odino e Thor e su tutte le malefatte che hanno commesso? Vediamo di quante ci ricordiamo. A mio padre tornerà utile rinfrescarsi la memoria. Non devo rinfrescarmi proprio niente. Hanno invaso casa nostra. Sì, ma io parlo di storie. Di tutte le altre persone che hanno ferito. Vediamo. Non ora. Perché non ora, Bell? Perché è pora? Qua. La esploriamo tutta sta zona, ragazzi. Dobbiamo ricordarci che ci sono due gadget che sembra che ci manchino. Il gadget che serve per distruggere la melma, cioè quell'ammasso dorato, e il gadget che serve per quel fumo anche. Ok. Già, credo che per ora non sia utilizzabile. Bello, un altro segreto. Un altro bel segreto. Andiamo avanti. Padre, è sempre giusto uccidere qualcosa che sta cercando di ucciderti. Sì. Bene, sarai contento, ragazzo. Grande Kratos. Ehi là. Ho già visto qualcosa. Ho già visto qualcosa, raga. Schianta. Adesso ho capito. Ok, la C è lì. Ma che cosa fa Atreus? Mamma mia, ragazzi. Raga, quando un pro. Oh, aumentiamo anche la salute, raga. Raga, ma abbiamo tantissima salute. Ma tanta. Emo. Ancora sto gadget. Ma non ci posso inficcare la testa di Atreus, raga? Vediamo se magari aiuta. Atreus. Stai migliorando. In fretta. Forse un giorno sarò migliore di te, eh? Se non sarà così, avrò fallito. Mamma mia, Atreus. Mamma mia.
Buono. Ehi, è un altro di quei geyser. Ma è enorme. E se più tardi gli dessimo un'occhiata? Da qui si vede bene. C'è qualcosa. Andiamo qua. Altre storie di Torre Dino? Dove eravamo? Basta. No. Continui. Qui. Basta. Potrà essere ancora qui. Cosa? C'è una chiave su questa isola. Devi trovarla, fratello. Una vita innocente è in pericolo. Iniziamo subito. Eh no. Raga, non so cosa sia sta roba qua. Col fuoco, ragazzi. Stupido. Dobbiamo tornare lì. Abietto, a sinistra. Centro. Un sacco di abietti. Ma da dove vengono? No, dai, troppo bello, raga. Un sacco di abietti. Ma da dove vengono? Raga, stare qua mi... Ora a fare sta roba. Guardate, escono da quell'isola. A sinistra. Ora, raga. Intanto, raga, dobbiamo tornare nell'altro posto. Abbiamo scoperto il trucco del malandrino. Ma che grafica, ragazzi. Tanta roba. Questa roba, raga. Mimir, hai detto che una vita innocente è in pericolo. Un prigioniero di Odino? No, ragazzo. Mio. Un altro abietto, a sinistra! Raga, li fate fuori tutti così, ufficiale. Il terreno sembra fragile, padre. Stai calmo. Decido io quando il terreno è fragile. Tutti i terreni per me sono fragili. Quella cosa potrebbe congelarsi. Bella. Forse l'elevatore può farci salire. Sfondare il terreno sarà più facile da lassù. Ah, mi stai dicendo di farmi cadere, eh? Un po' di tentativi, ragazzi. Riesci a sfondare il terreno da lassù? Certo, sfondo tutto. Che brutto colpo! Stai bene, fratello? Mamma mia! A destra! Padre, dietro di te!
Alla. Pietro, occhio! È un momento. Mamma. Dietro di te, occhio! A sinistra! Muori. Facile. Madre Bersa. Non dovrebbe sorprendere il fatto che disprezziamo gli abietti, ma ciò che disprezziamo ancora di più di questi piccoli bastardi è ciò che li genera. Se gli abietti puzzano già al momento della nascita, si può solo immaginare quanto possa essere rivoltante la madre Bershka. Dal punto di vista olfattivo, la cosa peggiore è che uccidendo le madri Bershka si generano orde di abietti. Anziché fermarli, sono creature molto, molto sgradevoli. Mimir, è questa? Qui? Salviamolo. È la chiave che stavamo cercando. Ora dobbiamo raggiungere la torre sulla spiaggia. E raggiungiamo sta torre. Raggiungiamo sta torre e ci salutiamo, raga. Cosa stai nascondendo? Voglio che vi fidiate di me. Io non mi fido tanto. Mimir, qualche tempo fa hai parlato dei corvi di Odino. Cosa ti impedisce di sfruttarli per rapire all'improvviso chiunque lui voglia? Il consenso. L'unico modo per viaggiare con loro è di propria volontà. Oh, non è così male allora. Oh! Ecco, raga. E dire era semplice. Infatti ho due gadget, mi sembrava strano. Sembrava molto strano. La senti anche tu? No. Sì. Mi sembrava una voce. Proseguiamo, ragazzo. Usa la chiave con la serratura, fratello. Usiamo sta chiave. Nuova area rivelata. Di là andiamo dopo, raga. Dannate tane di droga. Dobbiamo eliminare tutti questi bastardi non morti. Dai. Vai a fuoco. Ma probabilmente lo sei già. È veloce! Bella. Dai. Bella. Bella.
Di Alfa! Bella! Non avremo più a che addio. Fare con quei droni. Addio! Prendiamo tutto. Odiosa. Non mi sono mai imbattuto in un drogue come questo. Combatte come se provasse un odio infinito. E è emerso da una frattura nella terra che si è chiusa una volta sconfitto. Se troviamo altri buchi come questo, dobbiamo chiuderli a battere qualsiasi creatura ne sia uscita. È stata tosta, raga, è stata tosta. Buono, deposito. Completiamo la missione, raga, e ci salutiamo. Bene, che ne dici di suonarlo più forte che puoi? Suoniamo, suoniamo. Cosa? Ecco la voce che ho sentito. Speravo che ormai fosse fuggito, invece dobbiamo assolutamente liberarlo. Alla prossima.